Cucù. Ciao a tutte. Ragazzi, questo è un po' di tempo che mi sta avanzando mentre mi trovo a casa del mio migliore amico dopo il lavoro e sto quasi per andare a casa mia, però ho un po' di tempo a disposizione, quindi ho fatto un paio di video. Allora ho pensato, faccio anche un outfit of the day, perché mi va e mi piace insistere su quella che è la mia passione, ossia sui vestitini indossati sui pantaloni, che a voi potranno sembrare raccapriccianti, potranno sembrare un'emerita schifezza, ma che davvero, davvero, davvero sono la mia più intensa passione per quanto riguarda il vestiario. Allora, comincio col togliermi questo foulard rosa, che come sempre, che me lo dico a fare, è un foulard di H&M, di varie collezioni stagioni fa, e vi faccio vedere un vestitino di H&M che io ho in vari colori perché sono fissata con questo vestitino. Ora, questo abitino che vedete è qui stretto, poi ha un collettino fatto in questa maniera, ha dei bottoncini e poi ha anche due tasche ai due lati, un vestito che è molto anni 50, dietro è fatto in questa maniera, è piuttosto largo e svolazzante. Questo è un vestito che è vecchio, è una collezione di H&M già di un paio di anni fa, e io ho questo vestito in ben tre colori, in una fantasia, mi sembra di ricordare a fiorellini minuscoli, poi ce l'ho in celeste e poi ce l'ho in questo colore, in nero, perché ho pensato il nero va bene dappertutto. Questo vestitino ha un difetto fondamentale, ossia che ha una sottogonna, questa parte qui ha anche una sottogonna, e tutti e due questi tessuti sono fatti in una maniera tale che se si cammina, vedete, i tessuti si arricciano e salgono su, quindi io mentre cammino mi ritrovo sempre così e devo sempre abbassare l'abitino. Poi, come già qualche giorno fa, oggi è capitato che io rindossi di nuovo una magliettina che è di una specie di fucsia che però nella fotocamera mia precaria assume un colore che è quasi rosso, per cui poi la gente mi scrive tutti i video: ah, sacrilegio, sacrilegio, ti sei messa il fucsia con il rosso. Dite quello che vi pare, vi assicuro che questo colore è fucsia, questo colore è anche fucsia, però siccome i tessuti sono diversi, i colori sembrano anche leggermente diversi. Vi sto dicendo tutto questo per dirvi che le scarpe sono, non so se riuscite a vedere, spero di sì, le scarpe sono, ups, vedo il manico della fotocamera, le scarpe sono di nuovo queste, con i calzini fucsia, perché a me piace molto, mi piace molto portare i calzini colorati in generale. Poi che altro posso dire ancora? Riappoggio la fotocamera in questo posto molto pericoloso, ho appoggiato la fotocamera in cima ad un vaso per i fiori, che in questo momento è senza fiori e che è un vaso molto stretto, e basterebbe un piccolo plup per far cadere e distruggere anche questa povera ultima fotocamera rimasta. E per il resto, che dire, niente, se non che mi piace molto questo stile, cioè vestitino con sotto pantaloni, certo io potrei mettere anche dei jeans ancora più skinny di questi e potrei mettere dei leggings, però prima di tutto non mi piacciono proprio le mie gambe nei leggings, perché io tendo, ho sempre avuto la tendenza, io ho delle gambe che sono piuttosto scheletriche, direi quasi anche rachitiche, completamente senza polpaccio. Le mie gambe sono le gambe che hanno l'aspetto delle gambe di una bambina, ma di femminile, non hanno assolutamente niente. Poi si ingrossano leggermente in un modo strano, in un modo improvviso, intorno alla parte, come si dice? Alla parte di dietro delle cosce, ma il problema principale, il problema che proprio non mi piace, che ho ereditato da mia madre, è che qui il ginocchio, la parte interna del ginocchio è ciacciotta, è proprio cicciotta, e non mi piace proprio la forma, non mi piace questo disegno del ginocchio che all'interno fa così. E quindi tendo ovviamente a mascherare un po' questo ginocchio che, ma non è neanche che non mi piace, in realtà mi sta simpatico il mio ginocchio, le mie ginocchia mi stanno molto simpatiche perché sono buffe e mi fanno ridere, però
non mi piace che vengano guardate da sconosciute. Io ho questa fissazione, ma ce l'ho spesso questa fissazione, non mi piace essere guardata dagli sconosciuti e quindi mi copro perché desidero avere una vita tranquilla, una vita con meno scocciatori possibili e soprattutto una vita ben protetta. Perciò dicevo, mi piace molto coprirmi le gambe con dei pantaloni che non diano a vedere con precisione la forma delle mie gambe, ma soprattutto io mi vesto in questa maniera, cioè non mi metto i leggings, ma metto i leggings, tra l'altro ai miei tempi si chiamavano fuseau, poi improvvisamente sono tornati di moda, hanno incominciato a chiamarsi leggings come se niente fosse, come se si fossero sempre chiamati così, e vabbè. E dicevo, non mi piace mettermi leggings perché non mi piaceva mettermeli neanche quando avevo 14 anni ed erano super di moda. Adesso sono tornati di nuovo di moda, io li guardo e mi dico, ma voi leggings ancora in giro andate, ma che diavolo volete? Non mi piacciono proprio i leggings o fuso che dir si voglia. Quindi mi metto i pantaloni, ma mi vesto così, ecco, questo volevo dire, e la sto facendo così tanto lunga, mi vesto così perché è un omaggio a tutte le ragazze e le donne delle popolazioni in cui, delle nazioni in cui ci si veste così, e si tratta di popolazioni in cui le persone hanno dei tratti somatici estremamente simili ai tratti somatici di noi italiani, e specialmente di noi italiani del centro e sud Italia. Questa è una cosa che mi attira, mi piace moltissimo, io sono estremamente curiosa nei confronti di queste popolazioni. E quindi per una specie di empatia, per una specie di curiosità, tendo veramente ad ammirare così a bocca aperta le ragazze che vedo in giro che appartengono a queste culture e tendo a copiarne il modo di vestire, essendo avvantaggiata anche dal fatto che queste popolazioni sono presenti in Germania in maniera enorme, in maniera molto consistente. La fetta di popolazione ormai tedesca, che però ha origini turche, origini nordafricane, tunisine, marocchine, algerine, anche di derivazione in parte francese, questa fetta di popolazione è veramente enorme. Io guardo a occhi così, mi luccicano gli occhi quando io vedo i trucchi, quando io vedo i vestiti, gli outfit of the day di queste ragazze, e per me non c'è moda che mi attiri di più di questa, della moda di queste ragazze. Dicevo, anche avvantaggiata nel far questo, cioè nel copiare la loro moda, dal fatto che i vestiti tedeschi, cioè che i negozi di vestiti tedeschi vendono anche items, vendono anche articoli di abbigliamento che sono fatti apposta per le persone che appartengono ad altre culture che non siano la cultura europea. E basta, questo outfit of the day è finito. Io ho dichiarato la mia passione spassionata per tanti tipi di culture diverse dalla nostra, e la matta vi saluta qui, fermo il video e ciao a tutti, al prossimo video, sperando di non distruggere la fotocamera, la fermo con due dita, ciao!